sia lodato Gesù Cristo. Ecco, sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Vediamo se, siccome dice segnale debole, vediamo se compare qualche occhio che dice che siamo in diretta. Bene, allora, eccoci qua, carissimi amici di Radio Domina Nostra. Di nuovo sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria. E questa sera è il terzo incontro di preparazione al grande, grande nel senso spirituale del termine, raduno che faremo a Verona il prossimo 9 giugno, sabato 9 giugno dalle 14 alle 18 presso la Fiera di Verona nella Sala Verdi. Ecco, siete tutti invitati a partecipare. Venite per resistere attraverso la consacrazione che faremo al cuore immacolato di Maria, di noi stessi, a questa impostura dominante che sempre più in modo chiaro, come è notizia di questi giorni, con la questione della giornata in favore della difesa dei valori LGBT, delle unioni gay e tutte quelle storie lì, perché è sempre il problema, come ora vedremo, è quello della discriminazione. Siamo noi discriminati veri. Ormai difendono questi della falsa chiesa chiunque, difendono i gay, difendono i transessuali, difendono questo, difendono quello. Siamo noi mariani, siamo noi cattolici di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II, siamo noi cattolici che vogliamo rimanere tali, che siamo i veri discriminati. Nessuno scende in piazza per noi. Questi stessi che domani, penso al vescovo di Palermo, che è assolutamente eretico, il vescovo Lorefice, degno figlio di Bergoglio, penso in maniera clamorosa a Monsignor Camisasca, vescovo di Reggio Emilia, che domani saranno lì a caldeggiare, benedire e sostenere i processi contro la discriminazione degli LGBT, degli omosessuali, eccetera. Siamo noi discriminati, noi che rimaniamo cattolici, noi che fronteggiamo questa impostura, noi che stiamo con la Madonna, noi madonnari, noi wojtyliani, noi ratzingeriani. Noi, in una parola, che siamo cattolici, noi che decidiamo di resistere a questa impostura senza precedenti di una chiesa che vende se stessa multinazionale della falsità e della menzogna, che si vende a Satana, che si vende al mondo. Che tristezza vedere questi vescovi. Oggi è Sant'Ubaldo. Oggi è San, ma perché io subito sono andato in pole position? Vuol dire che lo spirito vuole così. Oggi è Sant'Ubaldo nel Vetus Ordo, vescovo di Gubbio. Dove sono i pastori che dicono la verità della fede? Dove sono i pastori che difendono il gregge? Dove sono i sacerdoti che urlano la verità? Noi siamo i discriminati, noi gli LGBT. E in questo contesto, così diciamo, di difesa delle cosiddette realtà discriminate, vedere una chiesa, questa falsa, questa prostituta di falsa chiesa che scende in piazza, è veramente uno scenario, figlioli cari, che questo fa piangere la Madonna. Ma stiamo scherzando? Il peccato contro natura è uno dei cinque peccati che grida vendetta al cospetto di Dio. Cari amici gay, cari amici omosessuali, cari amici transessuali, cari amici dell'LGBT, ricordatevi questo: io non voglio essere colpevole della vostra dannazione eterna. Vi voglio bene, prego per voi, vi sono vicino e tuttavia vi dico che se esercitate il peccato contro natura, già che Dio ha voluto che l'unione carnale fosse solo e soltanto, tranne che non diventiamo animali, tra uomo e donna. E allora io vi dico che non voglio venire in inferno con voi. Ho il dovere morale, come lo devono avere i cardinali, come lo devono avere i vescovi, come lo devono avere i sacerdoti, di dirvi come stanno le cose. L'inferno esiste. State attenti a questi vescovi che vi benedicono e che verranno in inferno con voi. State attenti a questi vescovi che scendono in piazza con voi, compreso l'orefice, in favore degli LGBT, che poi l'orefice, che sia degno figlio di questa cultura anticristica, lo dà il fatto della sua dichiarazione pubblica. Amici che mi seguite da tutta Italia, guardate che questo va detto con molta chiarezza. Questa è solo un'introduzione, spero di non perdermi troppo, ma
L'Orefice ha fatto una dichiarazione, diciamo così, basilare, ufficiale, per cui pesa quella dichiarazione, ma un giorno, quando passerà questa impostura, come le piogge, i temporali, che poi finiscono, prima o poi ricompare il sole, noi qui, soprattutto in Sicilia, lo vediamo molto bene, il sole vince sempre. Amici cari, questa è la dichiarazione del Vescovo di Palermo, che dovrebbe essere garante della fede cattolica per un intero popolo di 1 milione di abitanti. Sapete cosa scrive? E guardate che questa non è ira, non è rabbia, questo è zelo, mi brucia vedere questi pastori prostituiti allo spirito del mondo. La Madonna piange, nostro Signore Gesù Cristo soffre nel vedere il peccato battezzato, il peccato benedetto, e i vescovi che scendono in piazza in favore delle situazioni di peccato. Si dice che scendono per tutelare domani, 17 maggio, giornata dell'LGBT, che poi bisogna distinguere: gli omosessuali sono una cosa, LGBT invece è una ideologia che vuole condurre la società all'accettazione della ideologia gender. Ma come è possibile? Ma veramente la Madonna aveva detto giusto a Suor Lucia di Fatima: quando non accetteranno che io sia stata mandata da Dio e con il mio cuore immacolato voglio salvare la Chiesa e il mondo, la Madonna ha detto: Dio, per punirli come il faraone d'Egitto, li accecherà. Siete accecati, L'Orefice sei accecato, Camisasca sei accecato, Napoleoni di Cremona sei accecato, tutti quelli che con la croce pettorale andate a benedire in favore della difesa contro le discriminazioni, l'LGBT e tutte quelle storie lì, profanate il nome di Cristo e io non ci sto con voi. Non mi importa se muoio solo, non mi importa se Bergoglio, vostro leader, mi scomunica, non mi importa, io so che dico il giusto, non può cambiare il bimillenario patrimonio della fede cattolica. Urlerò sino alla fine perché me lo chiede la Madonna. Vergognatevi vescovi apostati! Vergognatevi vescovi idolatri, so che vi arriverà questa voce, perché Dio lo permetterà. Guardate bene il mio volto e sappiate scorgere l'ira di Dio contro pastori idolatri, contro pastori apostati che confondono il popolo di Dio e lo riducono a un popolo disorientato. Corrado L'Orefice scrive nella dichiarazione in favore del peccato contro natura: Gesù di Nazareth. Adesso non preoccupatevi che le cose si risistemano. Gesù di Nazareth. Queste sono parole ufficiali del vescovo cattolico, che tale si dice, di Palermo, che poi hanno un linguaggio come Bergoglio, fra un po' ve lo dimostrerò, così sottile. Tiratevi fuori, amici cari, io non sono né matto né folle, sto pagando col sangue quello che vi dico, perché mi hanno lasciato tutti soli. Io non capisco lo stimato direttore della Nuova Bussola Quotidiana, spero che qualcuno glielo dica. Io ho scritto una lettera a lui, non mi ha neanche risposto, perché non merito risposta. Io sono quello con la voce di Padre Pio, io sono quello matto, folle. Vorrei sapere da Cascioli, Riccardo Cascioli, che se la prende col vescovo di Reggio Emilia, che domani va a benedire gli LGBT per non discriminarli, ma chi gli permette di fare questo? Quando nel 2000 c'era Wojtyła, la roccia, e a Roma si fece il corteo Gay Pride, che sembra Sodoma e Gomorra tornata sulla terra, il peccato contro natura offende Dio, Giovanni Paolo II mosse un rimprovero persino a Veltroni, sindaco di Roma, altro che il vescovo di Palermo, che poi fanno a gara per compiacere il loro leader, che è Bergoglio, per conquistare il potere. Ah, il potere, figlioli cari, credetemi, per noi uomini di chiesa è un luccichio fantasmagorico, come fra un momento vi dirò. Allora, che cosa scrive L'Orefice, vescovo di Palermo? L'Orefice, sei la vergogna della Chiesa italiana. Sei la vergogna della Chiesa italiana, esponente di punta di questa bizzarra, stravagante ed eretica falsa Chiesa.
Quando scrivi Gesù di Nazaret, cito testualmente Gesù di Nazaret, dichiarazione ufficiale di un vescovo, che poi usano il linguaggio affinché la gente non capisca nulla, perché la gente vede Bergoglio che toglie il cappello e lo tira, che fuma il sigaro, non so cos'era quella roba lì brasiliana, quel Bergoglio che va a salutare gli ammalati, Bergoglio qui, Bergoglio, e poi filtra l'eresia, perché c'è la massoneria, capite? Negli studi televisivi ci sono alcuni, non tutti, che caldeggiano questa tesi. Siamo soli contro tutti, ma noi che resteremo in pochi, noi che difenderemo la sana dottrina cattolica, abbiamo però con noi colei che li vincerà da sola tutti. Come dice l'antica formula cattolica, da amici virtus contra hostes tuos, dammi la forza Maria contro i tuoi nemici, lei martello degli eretici, lei che li sconfiggerà tutti. E allora l'orefice scrive a proposito della, è stato il primo in Italia, il mio vescovo, che io mi rifiuto di chiamarlo mio vescovo, perché a questo punto il mio vescovo è il nostro Signore Gesù Cristo. Il vescovo di Palermo scrive: Gesù di Nazaret, testimone delle viscere della misericordia di Dio. La gente non ne capisce niente, ma questa è una dichiarazione eretica, figlioli cari, perché quando dici Gesù di Nazaret testimone di Dio, stai dicendo che Gesù alla massima espressione possibile era uno superiore agli altri, ma non stai dicendo che è il Cristo, non stai dicendo che è il figlio di Dio, non stai dicendo che è l'unico salvatore. E chiunque ti applaude, chiunque ti fa i complimenti, ecco l'anticristo, come ho scritto stamattina nella... Perciò vi dico che venire a Verona, anche se fate sacrifici, capito? Perché in Italia le manifestazioni in favore degli LGBT, delle unioni gay e tutte quelle storie lì hanno diritto di essere. Vedrete che è possibile che al sottoscritto creano problemi per un raduno che è poi, peraltro, non è neanche ufficiale, nel senso che è fatto in una sala. Siamo liberi di esprimere, libertà di espressione, ma ormai siamo sotto regime. Gesù di Nazaret, non lo chiama Gesù Cristo, capite? Non dice il figlio di Dio. Aprite gli occhi, amici cari. Non dice il figlio di Dio, dice Gesù di Nazaret. Ma Gesù di Nazaret può essere chiunque, può essere nessuno, un poveraccio che poi è morto. Questa è la neo-eresia ariana, di cui fautore è Enzo Bianchi. Io con le mie orecchie e con i miei occhi a Palermo qualche anno fa ho sentito Enzo Bianchi in un incontro di clero dire che Ario, tutto sommato, era un povero prete che voleva difendere la profonda umanità di Cristo. Eretici! Eretici! Dio vi maledice se non vi convertite! Lo dice San Pietro Canisio, maledetti eretici che conducete il gregge agli errori, il povero popolo di Dio. Io prego te, Santa Vergine, qui in questo momento come non ho mai fatto, per lo zelo che tu vedi nel mio cuore, aiutami, trovami modi, visto che anche da quest'altra parte mi ignorano, di aprire gli occhi al popolo di Dio. Non li seguite, sono ciechi, guide di ciechi, sono falsi maestri. Sono ipocriti, sono delle volpi, sono dei lupi famelici. Ecco la verità, Gesù di Nazaret, testimone delle viscere della misericordia di Dio. Ma parla cattolico, povero stravagante di vescovo di Palermo al servizio dei massoni. Credi forse che io non lo sappia? E tutti si piegano, come aveva detto Soloviev, von Proko ve ne parlerò, dinanzi al potere dell'anticristo. Solo che questa, figlioli cari, e io non sono matto, la Madonna ha voluto che scegliere il pessimo fra i preti, il peggiore fra tutti, però per ingaggiare battaglie, non importa se sono solo, non importa, a me questo non importa, ma vi dico, con la corona in mano e con la consacrazione alla Madonna, nuova Arca di Noè, vi ricordate, è stato la prima delle catechesi che ho fatto per prepararci a questo 9 giugno, ed evidentemente la Madonna vede bene le cose, perché vedeva che nel frattempo la vicenda si sarebbe anche di più, diciamo così, acuita. Dobbiamo tirarci fuori, figlioli cari, come fra un momento vi dirò, da Babilonia. Gesù di Nazaret, questo è neo-arianesimo. E anche i musulmani possono applaudire a un vescovo che parla di Gesù come Gesù di Nazaret, testimone delle viscere della misericordia di Dio. Ma caro stravagante di l'orefice, che fai tutto l'elegante e sei uno di quelli che fanno i paladini dell'eresia,
Perché non aggiungevi per incontrare la carne degli uomini magari? Vergognatevi, vescovi apostati, siete apostati, accecati, accecati dal subdolo potere del falso profeta. Dio vi chiederà conto. Dio vi chiederà conto delle anime, Dio vi chiederà conto delle cattedrali trasformate in osterie, Dio vi chiederà conto quando non avete più urlato la conversione, Dio vi chiederà conto quando un giorno vi domanderà dove sono coloro che dovevate portare dinanzi a me. Li avete lasciati nel peccato, li avete lasciati nel peccato anziché chiamarli alla conversione. Cari amici gay, cari fratelli e sorelle che siete LGBT e tutte quelle storie lì che neanche ci capisco tanto bene, vorrei dirvi: non fidatevi di questi uomini, fidatevi di quelli come me, che poi vi dicono la verità. Convertiamoci mano nella mano, luxuria, mano nella mano, chiamami e io ti aiuto e tu aiuti me, ma liberati dal peccato. Liberati dal male che ti tiene prigioniero. Vergognatevi, vescovi, che anziché gridare la verità, anziché urlare l'appello alla conversione sotto l'egida di Bergoglio che sta distruggendo il gregge di Dio, siete lì a scendere in piazza. I discriminati siamo noi, noi cattolici veri. C'è quanta gente che soffre, che mi scrive da tutta Italia nel vedere lo stato impietoso in cui versa la Chiesa Cattolica. L'orefice, fatti da parte, vescovi che domani scendete in piazza, avete fallito, avete clamorosamente boicottato il Vangelo. E mi dispiace anche per quelli come Cascioli che se la prendono col vescovo di, non so, l'ho detto questo poco fa, non mi ricordo più, col vescovo di Reggio Emilia e col vescovo, e chi è che li guida questi qui? Chi è che li benedice? Chi è che li fa scendere in piazza? Cascioli, non fare l'ipocrita! Non siate ipocriti anche da questa parte, fate come sto facendo io, che infatti vengo spellato negli studi televisivi. Fate come faccio io, dite la verità. Bergoglio è messo lì per distruggere la Chiesa, è lui il protagonista di questo tipo di messi scene pubbliche. Ecco, allora io questa sera vorrei anche dire una cosa molto importante. Il tema è l'anticristo. Voi vi sarete chiesti: ma qui dov'è il tema dell'anticristo? Come dov'è? Più di quello che stiamo dicendo. Ad ogni modo, io intavolo adesso la questione. Guardate che l'anticristo è lì che passeggia pronto a entrare. Ecco perché noi ci vedremo a Verona. Non è una cosa da niente, un appuntamento storico, figlioli cari. Dovete venirci. Noi ci troveremo a Verona perché la Madonna metterà un sigillo, poi un giorno verrà l'ora in cui di l'orefice, Camisasca e Napoleoni, vescovi di Palermo, Reggio Emilia e Cremona, nessuno si ricorderà più, ma delle urla in favore della verità cattolica che solo io in questo momento alzo in Italia se ne parlerà. Venite a Verona che la Madonna ci mette un sigillo, come mi ha detto, per proteggerci dall'anticristo. L'anticristo è lì che vuole entrare. Entrare e ancora non entra nella Chiesa. Come mai ancora non entra? Perché ci sono due impedimenti per l'anticristo, due. Ecco, il primo è Benedetto XVI, il secondo ve lo dico fra un momento. Allora, il primo impedimento all'anticristo, ora l'anticristo, la questione dell'anticristo, figlioli cari, non è una questione leggendaria, non è una questione una questione mitologica, è biblica. L'apostolo Giovanni, poi se me lo chiederete io vi dirò che lo tratto con più calma la cosa, nel senso più in maniera più approfondita, ma comunque io sono due volte teologo, non ho perso la testa, grazie a Dio, e chiunque, sfido chiunque di questa falsa chiesa di dimostrarmi dove sono le eresie che dico. Mi hanno tolto la parrocchia, mi hanno sospeso a Divinis, mi hanno messo da parte, ma ancora vorrei capire da qualcuno di loro quali sono le vere ragioni, perché io mi sto muovendo secondo la sana dottrina cattolica fino a prova contraria, e se la cambiano sbagliano loro. Allora, stavo dicendo che la questione dell'anticristo è una questione presente nella Sacra Scrittura, soprattutto nelle lettere cattoliche,
È un tema particolarmente trattato in realtà anche nella, diciamo, nell'Apocalisse, però fondamentalmente noi troviamo la questione dell'Anticristo nelle lettere dell'Apostolo Giovanni, come anche nelle lettere di Paolo. Adesso io non entro nel merito della questione biblica perché se no non la finiamo più. Invece io questa sera vorrei andare subito al dunque, cari figlioli. Qual è il dunque della questione? Cioè, l'anticristo chi è? Quando arriva? Che cosa vuole e che cosa dobbiamo fare? Chi è? È inutile, come qualcuno ha fatto in questi giorni, oggi mi pare, su Radio Domina, ha scritto addirittura qualche nome. Smettiamola di essere noi a decidere chi debba essere l'anticristo. Piuttosto, la seconda domanda, quando arriva? È già arrivato l'anticristo, figlioli cari, ci siamo, la Madonna ce lo fa capire, lo ha detto alla Salette nel 1846, a Melania e Massimino la Madonna ha parlato dell'anticristo che sarebbe arrivato a Roma. Ma io questa sera invece vorrei dirvi che lui è lì, che passeggia, ve lo dicevo ieri sera al termine del rosario, piedi piedi. Si dice così dalle nostre parti, non so nelle altre parti d'Italia. Comunque, piedi piedi significa che è lì per arrivare e lui non può ancora entrare nel recinto sacro, nonostante ci sia Bergoglio. Perché non può entrare? Ve lo spiego subito. Un primo motivo è un motivo di tipo pastorale, un secondo motivo è un motivo di tipo teologico-dottrinale. Cominciamo con quello pastorale, ve l'ho già accennato. C'è il catecon, dice Paolo. Il catecon è l'impedimento all'anticristo per entrare del tutto nella Chiesa e prenderne possesso. Naturalmente oggi che ho fatto un incontro, perché figlioli cari dovete sapere che io non sono niente affatto in pensione, mi dispiace per l'orefice che domani andrà a braccetto con gli esponenti di Luxuria e compagnia bella a camminare verso l'inferno, perché se l'orefice fa questo, come lo faranno gli altri vescovi d'Italia, la smettano di dire che è per venire incontro alle discriminazioni, niente di più grave, niente di più sbagliato, ma vorrei dirvi, cari figlioli, che l'anticristo, e questo mi preme sottolinearlo, è molto importante da tenerlo presente. Lui vuole entrare nella Chiesa. Il catecon, cioè l'impedimento, c'è un impedimento che gli impedisce di entrare. Quindi non è ancora entrato. C'è una Chiesa, come diceva Fulton Sheen, stravagante, no, antichiesa. C'è Don Minutella che parla di falsa Chiesa. Caterina Emmerich parlava di Chiesa stravagante. Insomma, comunque non è ancora entrato. Però c'è, è lì che vuole entrare. Ma c'è un impedimento. Questo impedimento si chiama Benedetto XVI. È lui il Papa. È lui il Papa e nessuno a me può vietare di dire che è lui il Papa. Guardate che questa è la posizione decisiva, perché ci sono molti della tradizione più estrema che parlano di sede vacante dai tempi di Giovanni XXIII. Noi non siamo in quella posizione, perché sia chiaro a chiunque viene a Verona come stanno le cose per noi. Noi non siamo sede vacantisti, noi riconosciamo i pontefici degli ultimi 50-60 anni fino a Benedetto XVI, che infatti è vivo, non ha tolto la talare bianca. Quando gli avevano proposto questi della falsa chiesa, ce ne sono tanti sparsi, che si mettesse da parte, e lui è rimasto pienamente nella funzione che indossava l'abito bianco, non ha cambiato il nome ed è rimasto in Vaticano. Se oggi il Vaticano è un fortino preso d'assalto dai gabbiani, guardate quanti gabbiani ci sono la sera, che stanno lì a starnazzare intorno alla Basilica di San Pietro, una scena inquietante, ma non hanno ancora i demoni, l'anticristo non è potuto entrare perché c'è Benedetto XVI. C'ha 91 anni, d'accordo, dicono che non ci sente quasi più, che è abbastanza cieco, è piegato su se stesso, ma la teologia parlava di persona pape, della persona del Papa, e allora per noi, fin tanto che c'è Benedetto XVI, c'è il catecon che impedisce all'anticristo di entrare. Poi dopo è così che Dio ha scritto: chi vuol credermi mi creda, io sono solo, come scrivono alcuni, un guru, un santone, perché avete capito, questi come l'orefice che domani scendono in piazza a stringere la mano alle lesbiche e ai gay, sono quelli che hanno le mani macchiate di sangue, con coloro che non si omologano al loro pensiero, ipocriti, falsi, traditori di Cristo, Giudi Iscarioti sono. E
sicché c'è Benedetto XVI, l'anticristo non può entrare. E infatti Dio lo tiene in vita. Perché Dio lo tiene in vita? Questa catechesi stasera è molto importante, penso che tutti se ne stanno accorgendo. Dio lo tiene in vita nonostante abbia 91 anni, perché sta aspettando che con il povero Cristo di Don Minutella, sto benedetto popolo di Dio in Italia prima di tutto, perché in Italia c'è Roma, si dia una smossa. Abbiamo atteso i preti, preferiscono starsene nelle parrocchie. Avete capito? Io conosco un confratello, non farò mai il nome naturalmente, che praticamente fa un corpo a vutto e un corpo timpagno, si dice in siciliano, cioè ti pubblica, capito, una foto, ti posta una foto con la Madonna, ti invita magari la milizia dell'Immacolata, ti invita il movimento sacerdote mariano di Don Gobbi, che però non prendono neanche loro posizione, e poi c'è la foto del suo parrocchiano con l'orefice o che va in udienza da Bergoglio. Questi non voglio, cari miei, cari figlioli miei, cosa volete farci? Che cosa volete farci? I vostri pastori sono mercenari. Fino a prova contraria, i vostri pastori sono mercenari. Perché qualcuno mi ha scritto nei giorni scorsi, lo dicevo ieri sera, che questo sacerdote, naturalmente parlava di me, io lo so che parlava di me, ha fatto male perché lui è andato come giornalista a informarsi con il suo padre spirituale, che vorrei tanto incontrare, e suo padre spirituale gli ha detto: no, ma ha fatto male questo sacerdote, era Don Minutella, a perdere la parrocchia perché così i fedeli si sono smarriti. Ma quali smarriti? E cos'è meglio, che io ai miei fedeli dico in unione con, mentre celebro la messa, io devo dire in unione con il nostro Papa Francesco? Ipocriti! Santo cielo, ipocriti! Si tengano le parrocchie, diventino monsignori, vicari, vescovi, ausiliari, vescovi, cardinali, oggi in figura, domani in sepoltura, arriva il giudizio di Dio, come diceva Giovanni Paolo II. Non so cosa farmene. Pazienza, cari figlioli, ma Benedetto XVI è ancora in vita? È ancora in vita? Perché? Praticamente è ancora in vita perché Dio sta aspettando che noi, sotto il cuore Immacolato di Maria, ecco l'importanza del 9 giugno, che noi nel cuore Immacolato di Maria ci rafforziamo, capite? Che noi ci uniamo. È inutile far finta di niente, figlioli cari, c'è la guerra. Questi sono bene organizzati, noi cosa faremo? Vogliamo andare in inferno con loro? Io non ci sto, vedetevela voi, io non ci sto. Ecco, quindi Benedetto XVI è il primo impedimento affinché l'anticristo non entri nella Chiesa. Ma c'è un secondo impedimento, quindi Benedetto XVI, e Dio non lo prenderà fin tanto che noi non troveremo la forza. E quando poi lui morirà, oggi mi è stato chiesto mentre facevo questa catechesi a proposito del fatto che non me ne sto in pensione, anzi mi hanno tolto la parrocchia a Palermo e la mia parrocchia è diventata l'Italia che vuole rimanere cattolica. Perché fanno le pentole, ma siccome sono figli di Satana, come diceva Gesù ai farisei, il vostro padre è il diavolo, e allora scordano, i coperchi. Vi stavo dicendo che c'è un'altra ragione. Quindi, oggi mi hanno chiesto: ma quando morirà Benedetto XVI, donne, come faremo? Guardate, io diciamo che sono matto, che sono un guru, che cerco popolarità, che cerco notorietà e così via dicendo. Vi dico una cosa molto importante, perché questa catechesi stasera non so perché, ma mi era stato detto da una mia figlia spirituale, che è molto vicina a Dio, che sarebbe stata particolare. Effettivamente mi sto rendendo conto che aveva ragione. E cioè, anche per i numeri, ma non mi ricordo più adesso cosa stavo dicendo. Ah, e cioè, che cosa succederà quando morirà Benedetto XVI? Guardate, figlioli cari, quando morirà Benedetto XVI, che noi però gli auguriamo lunga vita, non so voi, vedetevela voi, fate gli ipocriti come i vostri parroci, come la maggior parte dei preti in Italia, che avendo l'otto per mille, le canoniche, le ville, le case, le macchine, le proprietà, evidentemente non ci stanno a esporsi, figurarsi, il denaro diventa come una droga tante volte. Allora, io che non ci sto a questa impostura, sembrerebbe che fossi l'unico, perché poi quelli che magari anche la pensano come periodico, però esagera. Allora io vi dico: potevo io rimanermene in parrocchia e dire a messa con i miei fedeli dopo che dico le cose come stanno in comunione con il nostro Papa Francesco? Ma quale comunione? La comunione dei santi non è solo quella ontologica che riguarda la condivisione della fede, riguarda per ciò stesso anche, figlioli cari, attenti bene, riguarda soprattutto, direi, i dogmi della fede cristiana, che
che Bergoglio sta smantellando, non fosse altro se stasera ho ancora il tempo, ma vedo di sì, c'è ancora un quarto d'ora, non fosse altro che per esempio la questione mariana. Bergoglio sta mostrando un livore, un fastidio verso la Madonna, una irriverenza che è quasi di sapore satanico, la postina. Ma se anche non ci credi a Medjugorje, non la chiamare postina, io mi vergognerei di farlo. Mai e poi mai io chiamerei la Madonna postina. E poi anche prendendo svarioni di carattere teologico clamorosi, chiama la Madonna laica, la donna. Capite, figlioli cari, la gente che non ne capisce niente perché l'ignoranza non è a favore del popolo di Dio, ci casca nella trappola. Quindi, quando morirà Benedetto XVI, evidentemente il cielo sta aspettando anche questa consacrazione molto importante del 9 giugno che faremo a Verona. Quando morirà Benedetto XVI, Dio provvederà, non ci sarà, si tornerà come ai primi tempi della Chiesa, questo ritorno alle origini. Guardate come Dio si prende gioco dei cattoprogressisti massonico-satanisti, perché loro per cambiare la messa hanno detto: non esiste solo il Concilio di Trento, ritorniamo alle origini della Chiesa. Capito? Ritorniamo alle origini della Chiesa, come quando si celebrava in un certo modo, e allora Dio si prende gioco di loro e ritornerà alle origini della Chiesa, quando il Vescovo di Roma era scelto dal popolo di Dio, non nelle porte chiuse del conclave dove la maggior parte dei cardinali sono massoni e fanno calcoli umani e lo Spirito Santo forse neanche scende. Ma sarà il popolo di Dio che sceglierà il loro pastore, che sia un vescovo, un cardinale, un semplice prete. Sarà il popolo di Dio cattolico che dirà a questa figura che nelle mie locuzioni la Madonna chiama Leone Mariano: guidaci tu. Naturalmente, a scanso di equivoci, io non sto facendo pubblicità a me stesso, perché non so che cosa di me fra un po' sopravviverà, e penso che mi capiate tutti. E quindi Dio provvederà. Però adesso devo trattare l'ultimo quarto d'ora l'ultima ragione per cui l'anticristo è lì veramente, guardate che lì è a Roma, cerca di, ma ancora non riesce perché c'è Benedetto XVI. Però c'è anche un altro motivo che è di tipo dottrinale, e in questo devo ringraziare il ridicolo, assolutamente ridicolo vescovo di Palermo, un burattino della falsa chiesa che si chiama Corrado Lorefice, perché Corrado Lorefice in una dichiarazione ufficiale da vescovo della Chiesa Cattolica parla di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, parla di nostro Signore Gesù Cristo, unico Redentore del mondo, parla di nostro Signore Gesù Cristo, unico assoluto Salvatore del mondo, come di Gesù di Nazaret. E c'è la gente che non capisce, perché questi fanno i furbi, adoperano il linguaggio come faceva Ario e come poi ha fatto Lutero per cambiare le cose. Ma non c'era Don Minutella, scusate, mi è scappato. Ma ecco, quando dice Gesù di Nazaret, sta cercando, senza che nessuno se ne accorga, di dire che era un uomo qualunque. Poi dice che era il crocifisso risorto, è un linguaggio tecnico, ma siccome purtroppo per loro io sono più fetente di loro, perché forse non si è capito che da quella parte sono veramente fetenti, e allora da quest'altra parte la Madonna ha dovuto andarsi a cercare, visto che nel frattempo padre Livio ha calato le braghe, visto che nel frattempo Cascioli se la prende con chi che sia, ma guai se mai fa il nome di Bergoglio come causa di tutti i guai, visto che nel frattempo c'è un silenzio tra quella. Madonna ha guardato, ha detto: chi è il prete più fetente d'Italia? Don Minutella, prendiamolo e gettiamolo nella mischia. E io sono qui a dirlo, sono fetenti, perché ingannano il popolo di Dio, non seguiteli, seguendoli andrete nel burrone, precipiterete nel male. Gesù di Nazaret, dichiarazione ufficiale di un vescovo cattolico, che poi che cosa caspita significa? Testimone delle viscere della misericordia di Dio. Ma Gesù Cristo non è affatto testimone delle viscere della misericordia di Dio. Questa è una visione neo-ariana di uno che è uomo e poi diventa Dio, di uno che morendo perché neanche se l'aspettava, sentendosi abbandonato, poi Dio lo esalta. Capite dove sta l'inganno? È lì l'inganno. Perché vi sto dicendo questo? Perché l'anticristo, e questo è il passaggio finale, ma quante cose avrei voluto dirvi, ma insomma, l'anticristo che già esiste non è niente affatto, diciamo, uno qualunque, ma l'anticristo non può entrare perché c'è Benedetto XVI, ma anche perché
La falsa chiesa in questi 5 anni, e ancora aspettiamo il cardinale Burke che 2 anni e mezzo fa ha detto che era pronta la correzione formale, e invece nel convegno a Roma a cui ho partecipato anch'io sono rimasto senza parole perché il cardinale Burke, per quello che ho capito io, e il cardinale Brandmüller hanno scaricato ai laici la responsabilità dicendo, alla luce di quello che dice Newman, pensateci voi, che poi lì erano neanche 300 persone, di cui un centinaio le ho persino portate io. Capito come funzionano le cose? Allora, vi sto dicendo una cosa molto importante. In questi 5 anni di assoluta stravaganza bergogliana, noi abbiamo assistito a una picconatura continua del sano impianto cattolico. Vi faccio solo degli esempi. Il criterio è quello della rana bollita, come ha detto qualcuno. Al nord mangiano le rane, noi qui al sud no, abbiate pazienza con noi, preferiamo la milza, che è appunto quella del vitello, ce la mangiamo volentieri perché contiene molto ferro. Voi al nord. Anzi, amici del nord, visto che faccio spesso puntate dalle vostre parti, qualche volta datemi a mangiare anche un po' questa benedetta rana che si dice si mangi al nord, perché io l'ho mai mangiata, vorrei gustarla, ma non ditemi che è rana. Prima la mangio e poi me lo dite, vediamo come va. Ma dicono che la rana, per cucinarla bene, deve essere viva, cioè deve morire in pentola. Però se tu la metti nell'acqua calda, la rana piglia e salta. Se va via. Allora l'acqua deve essere fredda, la metti lì, cucina a fuoco lento, la rana è lì contenta che sta morendo però. Ecco, questo è il metodo della falsa chiesa. Oltre che eretici sono anche vigliacchi. Sono dei vigliacchi perché non hanno il coraggio di dire apertamente quello che io dico loro. Sono al servizio della massoneria. Vogliono distruggere la Chiesa cattolica, ma non lo dicono chiaramente. Per cui Bergoglio lancia 5 cose negative dal punto di vista della dottrina cattolica e poi ne dice una cattolica per far finire. È come la rana che bollisce, è lì che nuota, tutta contenta, e nel frattempo poi l'acqua diventa calda, a un certo punto muore. Ecco, poi prima o poi proveremo a mangiarla. Allora, con questo criterio della rana bollita, che cosa fa Bergoglio e il suo entourage? Sta portando avanti una serie di affermazioni che hanno di mira la distruzione per preparare il terreno all'anticristo. Io non so se loro sono veramente consapevoli di questo, spero di no, ma temo di sì. Uno come l'orefice, che ha avuto la sorte, la sfortuna di avere in diocesi Don Minutella, secondo me, per come mi ha trattato, non ha voluto dialogare, è stato falso, ha agito di nascosto, non ha voluto ascoltare i fedeli, va bene? Allora io dico che secondo me loro sono consapevolmente servi dell'anticristo. Questo lo penso e lo dico molto. E infatti si vede come trattano la Madonna. E io mi ricordo la prima processione dell'Immacolata a Palermo, che da noi a Palermo l'Immacolata, come penso dappertutto, è intangibile, e questo vescovo burattino della falsa chiesa alla sua prima omelia da vescovo nei confronti della Madonna parla della donna dal cuore, come nello stile di Bergoglio. Quindi sono messi d'accordo tra di loro. Quindi l'orefice è venuto a Palermo come Cipolla è andato a Padova, come si trovano altri vescovi piazzati in giro per il mondo per distruggere lo spirito cattolico. Donna dal cuore inclusivo, che la povera gente aspettava di sentirsi dire l'Immacolata. Una signora anziana che era venuta con me si è voltata verso di me e mi ha detto: Padre, ma che significa donna dal cuore inclusivo? Qual è la donna dal cuore, detto in dialetto, ma chi è, mi diceva, questa donna dal cuore inclusivo? La fruttivendola? Come poi diceva qualcun altro? Come diceva qualcun altro? E così, figlioli cari, è la distruzione dell'impianto cattolico. Tenetevi pure le parrocchie, cari sacerdoti, vedrete come andrà. E io adesso cito un paio di picconature bergogliane da parte di Bergoglio e dei suoi adepti, che ormai ce li avete in tutte le diocesi, perché questi 200 e passa vescovi italiani sono come al servizio dei poteri forti, non gliene importa nulla delle anime, ve lo garantisco. È prova matematica, perché se gli importasse delle anime scenderebbero in campo in difesa dei valori della fede, non delle situazioni di peccato. Ma è impensabile che domani questi vadano in piazza in favore, perché poi l'omosessualismo è una cosa e invece la LGBT, come vi ho detto, è una ideologia che vuole arrivare a imporre come si chiama, l'ideologia gender, appunto. Allora, quali sono queste picconature? Perché adesso il tempo mio è scaduto. Sarò brevissimo. Cominciamo con la Madonna.
Cominciamo con la Santa Vergine Maria. Nel Magistero Luminoso di Bergoglio, la Madonna, l'Immacolata, la Madre di Dio, la Santa Vergine, vi è mai capitato di sentirlo parlare così della Madonna? Mai. Né lui, né l'Orefice, né Cipolla, né Napoleoni e tutti i vescovi sparsi per l'Italia e per il mondo. Parlano di Maria come? La donna piena di fede. Nostra sorella nella fede, donna dal cuore incluso. Usano tutti quei linguaggi. L'Orefice su questo è effettivamente il migliore di tutti, no? Perché lui parla di Gesù di Nazaret. Guardate come dice tutto, introduce l'eresia e ci manda tutti a quel paese senza che nessuno ne capisca niente di noi cattolici autentici. Gesù di Nazaret, testimone delle viscere della misericordia di Dio. Ma che caspita, ma parla italiano. Ma parla cattolico apostolico romano. Mettici pure che incontra, come ho detto, la carne degli uomini. Maria è la postida. Maria è la donna che sta in silenzio. E quando minaccia castighi da Dio è nella psicologia dei veggenti. Capite cosa dice Bergoglio? Cioè il culto mariano è stato, non ho il tempo di approfondirlo, del tutto distrutto. Non si parla più del culto mariano, non c'è mai stato un riferimento al rosario in questi 5 anni. Ecco, e poi non vorrei adesso approfondire troppo, pensate alla questione luterana. Lutero è un'ossessione per questi qui, sono due, Ario e Lutero. Io credo che i loro spiriti, diciamo così, dannati, circolino. Guardate che cosa dicono di Lutero. Sono arrivati a dire, è un appello che invio al mio conterraneo padre Antonio Spadaro, perché si salvi l'anima, perché su Civiltà Cattolica, negli organi ufficiali della Chiesa, ormai circola la notizia che la Chiesa Cattolica nel 1500, quando ha condannato Lutero, ha sbagliato. Ma tanto cielo! Io dico, ma questi bevono birra a tavola? Birra abbondante, perché anch'io la bevo. Ma ne bevono abbondante prima di andare a scrivere gli articoli? Ma padre Antonio Spadaro, ma sei alcolizzato? Ma che caspita vi succede? Uno che studi teologia si sente dire da un esponente del pensiero bergogliano che la Chiesa cattolica, su Civiltà Cattolica, è per quello che vi dico, andiamo a Verona e tiriamoci fuori, che Lutero era un uomo di Dio. Lutero era come San Francesco d'Assisi, voleva rinnovare la Chiesa. Lutero era un riformatore santo e la Chiesa di quel tempo, scomunicandolo, ha sbagliato, doveva conservare le scomuniche per Don Minutella, che cerca popolarità, vero Cascioli? Che cerca popolarità, nel frattempo però rischia la vita. Lutero che dava le ostie consacrate in pasto alle vacche. Lutero che aveva detto maledetta la messa cattolica. Questo è Satana! Io ho assistito, non sono esorcista, ma ho assistito ad alcuni esorcismi di noti esorcisti, tra cui padre Gabriele Amort, capito? E ho visto il livore di Satana nei confronti della Santa Messa come sacrificio di Cristo. Infatti lo vogliono eliminare e finora se non ci sono riusciti apertamente, anche grazie a Don Minutella, stasera me lo prendo qualche merito, e anche grazie a Don Minutella se non hanno apertamente cambiato finora le parole della consacrazione. Lutero diceva maledetta messa cattolica. Maledetta messa cattolica, e padre Antonio Spadaro parla di Lutero come un riformatore santo. Lutero diceva strapperemo la corona del rosario dalle mani dei fedeli cattolici bigotti, e Bergoglio fa intronizzare la statua nel 2017, anno di Fatima, di cui non si è affatto parlato. E Marx, il cardinale Marx, dice che tutta la Chiesa è debitrice di Lutero. Non ci sto, non ci sto, non ci sto a questo. Via, via, usciamo da questa falsa Chiesa. Lutero, ma ci pensate, che dava le ostie consacrate in pasto alle vacche, che si è suicidato, che ha perso completamente la testa, i libri di storia lo dicono chiaramente. Ma che caspita di follia, che la Madonna l'aveva detto a Sor Lucia, non ascolteranno Dio che mi ha mandata, non hanno voluto ascoltare gli appelli del cielo, ed ecco che ora vengono accecati come il faraone re d'Egitto.
Dunque, la Madonna, Lutero, vorrei citarvi anche il culto eucaristico. In questi 5 anni di bergoglismo eretico non si è mai sentito parlare apertamente di presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e di transustanziazione. Infatti, questi vescovi che domani vanno in piazza a braccetto con Luxuri e compagni martiri sono lì ad accusarti, a condannarti se vai a fare la comunione in ginocchio. È di recente la notizia di Ancona, no? Dove i fedeli che vogliono ricevere la comunione in ginocchio, un parroco glielo vieta e il vescovo non dice niente. I vescovi tacciono sulle cose decisive e parlano delle stravaganze del mondo. Insomma, figlioli cari, voi capite, per un momento vi dirò cosa scriveva il cardinal Biffi. È una chiesa che si è venduta al mondo. È una chiesa che anziché seguire il Vangelo della croce di Cristo, segue il Vangelo del mondo, vuole piacere al mondo e così nullifica la fede e viene fuori il prodotto migliore è l'orefice, Gesù di Nazareth, testimone delle viscere della misericordia di Dio che viene pure da eruttare, come vedete, per l'eresia, perché quando l'eresia è eccessiva ti fa anche male fisicamente. Capito? È meglio un po' anche ironizzare, tutto sommato. Allora, stavo dicendo il culto eucaristico. Bergoglio ha mai parlato della presenza reale. Ogni tanto lo fa per non far capire che siamo lì allo sfascio. Ma il progetto è quello, sottilmente, di sposare la visione luterana, cioè la presenza di Cristo nell'Eucaristia simbolica, la presenza di Gesù nell'Eucaristia è metaforica. Invece Gesù è vivo e vero nell'Eucaristia. Questo la Chiesa lo afferma senza ombra di dubbio da sempre. E il Concilio di Trento ha ribadito, ma per i vari Andrea Grillo, che è docente, io mi farei il segno di croce, sono già le 10. Mamma mia, io mi farei segno di croce andare a ascoltare le lezioni di liturgia tenute da Andrea Grillo al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo. Capite? Don Minutella, che è antiluterano, cattolico, mariano ed eucaristico, fuori. Io sono stato buttato fuori. Poi tutti voi vedetevela. Invece Andrea Grillo, professore, teologo gesuita, quello lì poco fa, adesso mi sfugge il nome, mamma mia, quello dicevo poco fa. Siciliano, adesso non mi viene proprio il nome, insomma, tutti questi qui sono lì a insegnare, a pontificare. Capite come funziona? E noi fuori, ma siamo fuori noi? O sono fuori loro? Figlioli cari, si tengano le strutture, si tengano la gerarchia, si tengano il potere, i mass media, TV 2000, Radio Maria, Avvenire, si tengano quello che vogliono, ma non hanno più lo Spirito Santo. Noi siamo pochi, ci buttano fuori, io celebro in una casa, anzi, probabilmente da domenica, siccome mi viene chiesto ripetutamente, manderò in onda la messa almeno domenicale, che è valida. Perché io sono in comunione con la sana dottrina cattolica, e anche se siamo fuori, e anche se ci trattano male, e anche se ci guardano quando vai a fare la comunione, anzi io benedico l'iniziativa che a Roma un paio di amici, ecco, grazie, mi avete ricordato come si chiama, Spadaro, si vede che seguite con attenzione, non dico che era una strategia, ma comunque mi fa piacere vedere che seguite, è Antonio Spadaro, il sacerdote di Pocanzi, e anche se ci trattano male, che ci importa? E quando Sant'Atanasio combatté contro l'eresia ariana, che è come quella di oggi, strisciante e con l'avallo del potere. Perché oggi io, quando vedo i carabinieri, dico adesso vengono ad arrestare. Adesso è venuta l'ora, è finita per me. Capite come funziona? Che io vedo una pattuglia dei carabinieri, me stanno fermando perché sono fuori legge. Ma che ci importa? L'importante è che a noi è stata data grazia dalla Madonna. Ecco perché il 9 giugno ci consacreremo a lei di resistere, resistere, resistere a questa impostura. Però io ancora ho detto la cosa più importante alla fine, ed è tipico di Don Minutella purtroppo, che per quanto si darà da fare, cascherà sempre nell'autotrappola di non riuscire mai a concludere del tutto. Allora stavo dicendo, però ci tengo a dirlo perché questa catechesi io veramente me la riascolterò anche io per trovare forza, appena avrò un momento difficile. Appena il diavolo mi dice sei un fallito, hai sbagliato tutto, ha ragione Bergoglio, pia, attacco con la mia voce e il diavolo scappa. Non gli piace molto la mia voce, è il timbro che per lui non va bene, capito? E ne ho prova. Allora,
Dicevo, ma poi ho detto: scusa, ma perché non vai a togliere la coperta dai piedi dei preti che non credono a te? Io una volta l'ho detto a Dio: ma scusa, anziché venire la notte a disturbare il sottoscritto, ma vai dai preti che non ci credono in te? Mi ha detto: eh no, da quelli non ci vado perché sono già miei. Il fatto che non credono in me mi aiuta molto. Capito? A noi tocca, come San Giovanni Bosco, vedere le coperte scoperte. Le coperte scoperte, va bene. Allora, voglio concludere dicendo che però fra tutti i punti, adesso ne ho saltati alcuni, ho detto il luteranesimo, ho detto l'eucaristia, ho detto il culto mariano, è un revival straordinario. Volevo anche citare l'intercomunione, ma insomma, figlioli cari, ma io vorrei capire una cosa, perché poi, amici cari, vedete cosa succede? Che gli eretici sono anche bizzarri, ecco. C'è un grado di bizzarria, di stravaganza negli eretici che Dio permette. Ma insomma, ma questa benedetta intercomunione per cui i protestanti devono essere costretti a ricevere l'Eucaristia come presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo nel cattolicesimo senza che ci credano, ma per quale motivo dobbiamo costringerli? Ma non siete quelli che domani scendete in piazza per difendere l'unione gay? Come mai volete costringere a tutti i costi i protestanti a fare la comunione cattolica? Ma lasciategli fare la comunione protestante! E lasciate a noi cattolici il diritto sacrosanto di inginocchiarci quando andiamo a ricevere Gesù Caristia. Meno male che sono prete. Io penso che Dio a me mi ha fatto prete, perché se ero laico in questi tempi e io andavo in chiesa e andavo a prendere la comunione in ginocchio e non me la davano, avrebbero dovuto chiamare le forze dell'ordine. Io non avrei permesso al sacerdote di continuare la messa se non mi avesse dato la comunione in ginocchio, perché è un dovere suo darmela, così prevedono le norme canoniche, è un diritto mio riceverla in ginocchio. Chiaro? Chiaro, laici, che appena i sacerdoti del tempio del sinedrio progressista della sinagoga satanica di Bergoglio vi saltano addosso subito. No, resistete, resistete, state lì, fatevi la faccia tosta come la fanno loro e dite: io ho diritto di avere la comunione in ginocchio. Lei non me la vuole dare, io di qui non mi muovo. Dovranno portarmi fuori a forza, capito? Ecco, però. L'anticristo è lì che cammina, piedi piedi, non entra. Perché anche se gli fa piacere il luteranesimo, io del mio libro, boh, non mi ricordo come si chiama più, la falsa chiesa, il suo destino, mi pare, ho parlato della luteromania, la luteromania, cioè c'è una mania su Lutero, non ho. Certo che potete insistere, qualcuno mi chiede, allora possiamo insistere, ma certo, dovete. È vostro diritto, come hanno scritto i documenti della Chiesa, che se volete ricevere la comunione in ginocchio, nessun prete, vescovo, cardinale, neppure il Papa può impedirvi di riceverla, così in ginocchio. Vi sto dicendo che però, amici cari, c'è un punto che l'anticristo sta aspettando. E devo dire che il vescovo di Palermo, l'orefice, in questo lo sta aiutando moltissimo. È molto bravo, abile l'orefice. Perché l'orefice è chiaramente uno di quelli che senza ombra di dubbio può consentire all'anticristo di entrare nella Chiesa. Quando l'anticristo entrerà nella Chiesa? Quando? Quando ufficialmente, nuovamente e definitivamente, ufficialmente, quindi con documenti ufficiali. Già comincia a succedere, ma non in modo chiaro. Chiaramente e definitivamente si arriverà a negare, già succede con l'orefice, Gesù di Nazareth, si arriva a negare la umano divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E l'orefice, se tu non hai avuto il coraggio, io posso accettare che tu te ne vada, che a noi cattolici ci a me mi hai discriminato, Perché io non ti ho detto nulla di grave, ho detto che non sono d'accordo con la comunione divorziati risposati e mi hai tolto la parrocchia, mi hai discriminato, però scendi pure in piazza con quelli che tu ritieni discriminati, ma stai attento a negare nelle dichiarazioni ufficiali che Gesù Cristo è l'unico salvatore, tu che infatti vai con i musulmani, con gli ebrei, perché c'è questo criterio dell'interreligiosità, dell'ecumenismo che è una delle caratteristiche dell'Anticristo. Quando, dice Soloviev, si arriverà a negare la divinità di Cristo, quando si arriverà ad affermare, come ormai ufficialmente fa Enzo Bianchi e fanno anche quegli altri della sua scuola e non solo, che Gesù Cristo è il figlio di Dio e perciò Maria comincia a dubitarsi del fatto che sia vergine, si comincia a dubitare dell'Immacolata, perché Immacolata significa senza peccato originale, ma il peccato originale è un mito, ma allora se è un mito e non è una realtà è inutile chiamarla Immacolata. Quando questo processo sarà effetto domino, l'Anticristo entrerà e noi...
E noi siamo con la Madonna e noi il 9 giugno ci vediamo a Verona per fare la consacrazione a Maria. Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria, il Signore vi benedica, pregate per me.